Oggi la regia voleva che io provassi quello, ma no, non ho ceduto. Resto fedele alla barca a motore, anzi, al gommone a motore. Come mai siete fermi? È un piccolo imprevisto, c'è il ponte chiuso. Con quell'albero. Beh, suo bello. No, no, non vengo lì, guarda, è inutile che insisti. Oh, quanti cavalli hai? 2.000, 3.000, 4.000. Ah, no, di la verità. Ma noi non consumiamo niente, abbiamo anche i pannelli solari. Senti, ma riesci a superare i tre nodi? Sicuramente sì, guarda, questa barca è progettata da Gino Morelli. Gino Morelli è quello che ha portato i catamarani in Coppa America vincendo con Stars and Stripes nel 1988. Allora, questo tender non so da chi sia progettato, però c'ha un motore che ha questa barca. The Boat Show a Fort Lauderdale su HH55, un catamarano che possiamo definire tranquillamente una fuoriserie. Qui è tutto carbonio, una barca pensata per le vere prestazioni dei catamarani, non a caso è disegnata da Gino Morelli e Pete Melvin, due assi che hanno scritto la storia di questa tipologia di barche. Con il carbonio si può costruire un albero profilato alla ricerca delle massime prestazioni. Abbondante la superficie della randa che supera i 130 metri quadri. Infatti stiamo uscendo in mare, una giornata con 14-15 nodi di vento reale e l'equipaggio ha già ridotto di una mano di terzaroli la superficie. Al timone abbiamo uno dei progettisti, Gino Morelli. Le prestazioni promesse sono ben diverse da quelle dei tradizionali catamarani da crociera, che sono in realtà delle piattaforme per le vacanze. A dichiarare questa intenzione, oltre alla costruzione, come vi abbiamo detto, le derive retrattili che consentono di navigare di bolina sul serio. A prua abbiamo un fiocco piccolo autovirante e uno più grande con ricopertura. Stiamo navigando nelle acque di Fort Lauderdale. Oggi l'Atlantico non è tanto simpatico. Cioppi sì, dicono da queste parti. Vento di un'intensità di 16-18 nodi. La nostra rotta è a 50 gradi con il vento reale e la velocità quasi sempre attorno ai 10 nodi. 10 nodi non è poco. Si sente che la barca è leggera e reattiva. Vedete come ci muoviamo e vedete anche l'acqua che ho preso. La giornata è questa. Non sono tante le barche in mare oggi, ma abbiamo un equipaggio d'eccezione. Due le postazioni per il timoniere, da tutte e due le postazioni si possono regolare tutte le vele. Ovvio, sia utile non doversi spostare da una parte all'altra dello scafo. Da entrambi le postazioni del timoniere si può regolare tutta la barca. Ovvio, su un catamarano non è così facile spostarsi, qui bisogna scendere, attraversare il pozzetto e risalire dall'altra parte. Quindi i due winch possono controllare sia la randa sia il fiocco autovirante. Qualche problema in più sul Gennacker, ma si tratta di navigare per bordi lunghi dove le regolazioni sono anche piuttosto rare. Davanti a me un grandissimo schermo, un PNG, uno schermo da 19 pollici, perfino esuberante per le necessità di navigazione. Una bella giornata di vela assieme a uno dei grandi progettisti della nautica da diporto, inventore del catamarano in Coppa America. L'idea che sta alla base dei catamarani HH è quella di poter navigare con buone prestazioni. Questo è un catamarano di lusso, con costruzione in carbonio, veloce. Noi siamo in grado di offrire questi tre elementi in una barca, una cosa che altri cantieri non riescono a fare. Riteniamo che HH riempia questa nicchia particolare. We try to use the highest level of technology to construct the boats that we can justify in this boat. So they are carbon fiber, epoxy, female molded and infused.
Abbiamo cercato di usare la tecnologia migliore che avevamo a disposizione per costruire la barca. Usiamo fibra di carbonio, stampi femmina, resine epossidiche. Il risultato è che possiamo ottenere grandi prestazioni e anche una struttura molto resistente, grazie ad una costruzione molto leggera. What we think we bring to the design place is, you know, we've been involved in a lot of America's Cup programs, you know, 2010, 2013. Il nostro studio ha portato molte cose dalla Coppa America, in cui siamo stati coinvolti nel 2010, 2013 e nel 2017. Abbiamo cercato di portare questa esperienza nella forma degli scafi, gli studi con il CFD e con i programmi di fluidodinamica. Ci sono molti aspetti comuni con il mondo delle regate. Abbiamo cercato di portare quello che ci serviva. And so long as they're stronger, stiffer and lighter, you can carry more luxury. We can have 4 air conditioners and questi catamarani sono più forti e più resistenti. Il fatto che siano più leggeri ci consente di portare a bordo più lusso. Ci sono 4 condizionatori e 5 frigoriferi e la barca può navigare bene a vela. Altre barche non riuscirebbero a fare altrettanto. Unire lusso e prestazioni, questa è l'unica che offre una combinazione di questo tipo. Qualche numero, la lunghezza fuori tutto di HH55 è di 16,74 m, la larghezza 8,10 m, l'immersione con le derive immerse 3,30 m. Il dislocamento che a vuoto è di 14.700 kg, a pieno carico sfiora le 20 tonnellate. I motori sono 2 Yanmar da 57 cavalli, la barca è dotata di pannelli solari per un'erogazione di 40 ampere destinati a caricare le batterie al litio che servono per i servizi in navigazione, quindi è praticamente inutile accendere i motori se i consumi sono normali. La velocità a motore è di 10 nodi, la autonomia dichiarata di 700 miglia. Un progetto veloce per un catamarano leggero prevede gli scarponi, gli scafi piuttosto stretti. La larghezza è comunque sufficiente a realizzare dei bei lettoni in tutte le cabine. Questa barca ha 4 cabine, 4 bagni e 2 cabine doccia che sono condivise con una divisione piuttosto intelligente. La versione alternativa dedica all'armatore uno scafo completo, che ha praticamente un appartamento tutto per sé. In quel caso sono solo 3 le cabine disponibili. Su questa barca la dinette e il pozzetto seguono uno schema tradizionale. 2 ruote del timone a mezza altezza da cui si può governare con facilità e tanto spazio in questo loft. Ma il progetto prevede una versione alternativa particolarmente interessante, una timoneria centrale interna che arriva più o meno in questa posizione, un pozzetto di prua con 2 porte per accedervi, si riduce un pochino questa parte ma migliora la qualità della vita all'aperto. Io devo dire la verità, sceglierei questa versione tradizionale per gli spazi, per il loft sul mare che regala. Come sempre generosa sui catamarani la cucina, una bella isola centrale per lavorare con la lavapiatti e un frigo con 2 cassettoni, macchina dei fuochi, spazio per circolare. Ci piace pensare di essere in mezzo al mare, cucinare e guardare il panorama. Haifeng, Sea Breeze, è il significato di questi ideogrammi che dichiarano anche la provenienza della barca. Il cantiere è posseduto da taiwanesi, la barca è costruita in Cina, il progetto è americano.